Turismo e riaperture spingono la crescita del PIL nel trimestre estivo, ma la ripartenza dei consumi è ostacolata dall'incertezza e dall'aumento dei prezzi. I dati dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana tra luglio e settembre confermano che è ancora in atto una crescita sostenuta, nonostante la lieve frenata rispetto alla variazione congiunturale del PIL del 2,7% registrata nel trimestre precedente, coincidente con l'inizio delle riaperture. A trainare la ripresa, una stagione turistica soddisfacente, anche se ancora lontana dai livelli del 2019, dati i limitati arrivi di stranieri. Secondo l'ufficio economico di Confesercenti, i risultati degli ultimi trimestri sono migliori rispetto alle aspettative prevalenti sino a inizio anno e derivano principalmente dal fatto che la fase di rimozione delle misure di restrizione è stata più rapida delle attese e ha riattivato settori la cui attività è prevalentemente destinata al consumo finale. Con le riaperture è stato di fatti possibile fare ripartire la spesa in quei settori come ristorazione e alberghi molto penalizzati dalle misure restrittive. Tuttavia, tanto i consumi di servizi quanto quelli di beni semidurevoli presentano ancora un ampio gap da recuperare rispetto ai periodi antecedenti la crisi. Le famiglie continuano ad essere prudenti, mantenendo tassi di risparmio superiori ai livelli pre-pandemia.